parla come il capo stazione. Non è mai partito, che mi avete chiamato a fare? Gli sketch teatrali di bravissimi, non giovanissimi attori, la parte più efficace dell'incontro per mettere in guardia gli anziani, ma non solo, sul crimine delle truffe. Per gli spettatori, vedere dal vivo la simulazione dei tentativi truffaldini di falsi appartenenti alle forze dell'ordine, tecnici di luce e gas, fino ad arrivare all'abusato stratagemma dei messaggi per farsi inviare soldi da parte di presunti figli o nipoti in situazioni di emergenza, rende l'idea del pericolo più di ogni testo, consiglio o vademecum. Non faccio così, la prego, non faccio così. Voglio chiederle una cosa, lei ha ritirato quella piccola somma di cui abbiamo parlato questa mattina? L'iniziativa di Trivento presso il centro polifunzionale comunale di Corso Beniamino Mastroiacovo, organizzata dalla CISL in collaborazione con il comune e Anteas Molise. Voler dare, comunicare con la gente, con le persone, come difendersi da queste truffe. Oggi abbiamo veramente un problema grave, molto importante, e quindi questa iniziativa serve proprio a questo. Altro pericolo, quello degli acquisti incauti. Gli accorgimenti per in qualche modo uscire dal momento di difficoltà truffaldino è quello di riflettere, prendersi del tempo, non affrettatevi, fatevi consigliare, chiedete aiuto a qualcuno, qualcuno di cui vi fidate. Volevo complimentarmi con gli organizzatori perché è stata veramente un'iniziativa importante, un messaggio importante che dobbiamo veicolare, che dobbiamo far arrivare a queste persone è che semplicemente i carabinieri non si presentano in borghese in casa e soprattutto i carabinieri non chiederanno mai soldi in contanti o il pagamento di una cifra o tramite soldi in contanti o addirittura mediante il versamento di monili in oro, oggetti in oro o altri oggetti di valore. Eh sì, ciò che si è capito a Trivento è che le truffe sono cosa maledettamente seria.